Emilia, 04, sei stata un po' poco al centro dell'azione. Come hai visto la tua squadra da dietro? Sì, oggi abbiamo fatto poco, cioè abbiamo subito poco perché la squadra ha aggredito dal primo minuto. Quello che ci hanno chiesto gli allenatori di essere aggressivi fin da subito, da davanti, a partire subito a 2000 e non abbiamo concesso quasi niente perché appunto cercavamo di andare cattive su ogni contrasto e di portare a casa la palla. E così è stato. Una partita decisa nel primo tempo, cosa vi siete dette nell'intervallo per poter scendere in campo nella ripresa con la stessa concentrazione? Sì, diciamo che comunque è importante chiudere il primo tempo così sul 3-0 come abbiamo fatto, siamo state brave a concretizzare le nostre occasioni e tra il primo e il secondo tempo ci siamo dette di non abbassare la concentrazione ma di continuare ad essere aggressive, di determinare il nostro gioco e di non mollare un centimetro perché comunque il Verona è una squadra importante, insidiosa e quindi bastava poco per permettere loro di riprendere la partita. Ecco, appunto, il Verona era imbattuto fino a oggi. Come ve l'aspettavate la gara, così com'è andata, oppure sbloccarla fin da subito ha aiutato? No, diciamo che noi sapevamo che appunto il Verona stava facendo un percorso molto positivo e giocare su questo campo non è mai facile e infatti segnare fin da subito ci ha aiutate comunque moralmente e ci ha dato fiducia e ci ha fatto capire che stiamo lavorando bene, con intensità e con aggressività. La prossima partita con Sassuolo al Trefontane, anche qui c'era parecchio pubblico. E cosa vi aspettate? Il Sassuolo è una squadra molto insidiosa, anche lei, io conosco l'allenatore, l'ho avuto a Brescia e conosco il suo entusiasmo, la sua grinta che trasmette alle giocatrici, quindi non sarà assolutamente da sottovalutare, però noi dobbiamo ricordarci che siamo in casa nostra, che abbiamo il nostro pubblico, che sarà sicuramente il nostro uomo in più in campo e quindi vi aspettiamo tutti a sostenerci. Grazie. Grazie a voi.